Eccomi qua di nuovo, facciamo riposare un po' le ragazze, c'è un po' di pausa, loro si cambieranno un po' e noi ci salutiamo con il nostro sindaco, il saluto del sindaco, dove ci vogliamo mettere? Allora, buonasera a tutti, ringrazio anche quest'anno la KS Azzurra per aver organizzato questo nuovo saggio, questo incontro di fine anno, faccio i complimenti a Gino e alla maestra Alessandra che ancora non abbiamo visto e mi complimento con tutti i partecipanti. È un... Avete visto quest'anno le bambine come sono sì. Brave? Esatto, si vede il miglioramento continuo e ripeto è un'emozione davvero, davvero grande. Condivisa con tutte le famiglie e con tutta la popolazione di Agnone che riempie davvero questo teatro che speriamo continui a vivere e a far vivere tante di queste emozioni a tutti noi. Sì, grazie. Non solo, c'è Capracotta, Pesco, sì. Girardi, sono ma Agnone dei paesi limitrofi, per cui ma noi non ci dobbiamo ormai non ci le nostre palestre sì. Nostri... Non ci dobbiamo più identificare come Agnone, ma come territorio, come Alto Molise. Speriamo che tutto l'Interland venga sempre più qui in Agnone e contribuisca ad arricchire questo teatro e questo spettacolo offerto dalla palestra AKS Azzurra. E un applauso a Gino Micarelli che da anni fa questo bellissimo lavoro. Grazie. Grazie al sindaco, all'amministrazione, perché insomma ci siete voi e dietro a tutto questo, oltre a... al Teatro Idol Argentino che insomma deve continuare assolutamente a far vivere e a calcare il palco a tante persone. Abbiamo atteso il saggio, dopo inizieremo i lavori, l'anno prossimo speriamo di ripetere il saggio, lavori ultimati. Grazie. Assolutamente, assolutamente. Le bimbe. Buonasera. Voi di dove siete? Di Vasto Girardi. E ci avete? Elena. Quindi grazie, perché venire insomma due volte alla settimana, tre volte alla settimana, in questo periodo del saggio sicuramente a fare le prove tante volte, veramente siamo orgogliosi di ospitare i nostri paesi limitrofi. Buonasera. Buonasera. Piace il saggio? Sì, molto. Siete contenti dei vostri ragazzi, le vostre ragazze? Moltissimo. Papà. Sono state molto brave. È vero. Oh, Francesco. Come on. Dai. Sentiamo un po' Francesco, visto che... Come mai Francesco sei qui? È perché il saggio è un evento cult agnonese, possiamo dirlo. Facciamo un grande applauso davvero alla KS, perché io mi ricordo quando mia sorella era alta come loro e addirittura io facevo le dimostrazioni col maestro di karate, quindi... È un evento annuale che in tanti aspettano, è bellissimo poi vedere il teatro così, è spettacolare. Gremito. Faccio io un applauso a voi perché è bellissimo. Poi tra l'altro quest'anno ce ne sono stati tantissimi disagi, dalla scuola materna, le elementari, la scuola media, le superiori e poi tu. Sì, abbiamo portato in scena i ragazzi del liceo, dell'alberghiero e dell'industriale. Devo dire una cosa, che bisogna fare rete qui ad Agnone, con i paesi limitrofi, con tutti questi spettacoli, perché vedere il teatro così vivo è una speranza per noi, per loro soprattutto, perché questo è uno scrigno di cultura ed è tutta cultura, questa, perché è un'arte visiva bellissima. Il teatro fa sempre parte di questo e nulla, è stupendo vederlo sempre vivo questo spazio, perché è uno spazio magico, ma senza il pubblico non è mai, cioè non possiamo pensare ad andare in scena senza il pubblico, quindi deve essere un tutt'uno, vederlo così è stupendo. È meraviglioso. E invece sì. Musica classica o musica moderna? Entrambe. Sì. Papà? Uguale. Idem. Idem, quindi mi piace tutto. Che bello. Musica classica? Moderna. Lo vedi, ci avevo preso.
Allora, la sorellina com'è? Più classica. Vittorio? Basta che sia buona musica, quella è la cosa importante. Michele, complimenti per la principessa. Va bene, torno sul palco. Buon proseguimento.